Un sogno che diventa realtà. Tutto il restauro della carrozzeria. Ma quanto costa una cosa del genere? Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Che bello rivedere le vostre facce sorridenti in un progetto come questo, il primo progetto importante di Officina del Pilota sul Mini Cooper SR53, che chi meglio di noi su questa comunità può affrontare. In parte 1 abbiamo visto l'inizio di questa avventura, nella parte 2, ovvero questo video, vedremo tutto il restauro della carrozzeria con Domenico Gasparro. Un video bellissimo che snocciola di tutto e di più, perché voi pensate che è facile fare un restauro del genere? Assolutamente no, soprattutto quando le macchine sono ventennali. Cosa trovi sotto la carrozzeria non si sa mai, però in questo video sveleremo tanti segreti. Come sai, il progetto è diviso in più parti perché è molto lungo, infatti nella prossima ci sarà il motore nuovo. Motore nuovo di zecca. Ragazzi, non c'è solo il motore, ci sono una serie di cose bellissime da scoprire. Ci sarà il restauro degli interni con leather car, faremo rodaggio su banco, metteremo centralina racing di Acme, impianto frenante stratosferico 345 mm, 6 pompanti, assetto, mappa, scarico. C'è tanta di quella roba che non potete immaginare. Quindi mettiti le cuffie, mettiti sul divano, iscriviti al canale, lasciami un like, condividi il video e sappi che questa puntata è sponsorizzata da Car Vertical, di cui parleremo più avanti. Buona visione! Quando andremo in verniciatura sul fianco della macchina faremo anche i tagli in un'unica verniciatura in modo da non vedere il classico bordino. Per quanto poi ci puoi perdere proprio 10 minuti a incartare, vedi comunque la bordatura. Cioè a questo punto conviene togliere tutto e ricomprarli. Fare una verniciatura come va fatta. Queste sono etichette che puoi tranquillamente ricomprare in BMW e riposizionare poi una volta che è verniciato. È fondamentale avere ordine mentale, preparare bene tutto prima di cominciare un progetto così grosso. Domenico poi non è uno che va a risparmio, vuole divertirsi. Nella scorsa puntata vi ho lasciato con queste ultime immagini nelle quali stavamo scegliendo il colore della macchina. E mi riallaccio proprio da lì, dalla fase del fondo con Mario, per poi entrare nel forno e tirare fuori questo blu Miami di derivazione Porsche, che è qualcosa di spettacolare. Day 3! Già stiamo dando il fondo con Mario, qui da Gasparro non si scherza ragazzi, no joke! Prima mano completata, una mano un po' a spia, non andiamo a caricare troppo, diamo modo al prodotto di farci grip per la seconda mano. Dome entra e dà la seconda mano di blu lucido diretto. Poi decide di donare ai paraurti un qualcosa in più, una di quelle cose che si usa solo nelle carrozzerie di alto livello. La vernice sulla plastica rende meno, a patto che non venga fatto questo tipo di trattamento. Decidiamo di spianare i paraurti a 2000 per poi ridare, con un prodotto di alta qualità, due mani di trasparente, proprio come si fa con le show car. Questo donerà ai paraurti una profondità di colore maggiore. Capito? Non è che sta bene, sta proprio forte, guarda che sorriso. Perché la macchina non ci può andare in giro con questa macchina, lo sapete, sì. Io sono appena tornato dal test drive dell'R8, che macchina, e lui se la vuole comprare, ragazzi! Vediamo! Dai! Però questa fase è importantissima, ovvero la verniciatura della scocca. Io non sto nella pelle, abbiamo già visto i cofani, gli sportelli. Ma come sta avvenendo questa macchina? È laccata, adesso ci occuperemo della scocca. Domenico che cosa fa? La deve lavare, come dice lui. Pulire perfettamente con l'antisilicone e poi la soffierà e utilizzerà anche un pannetto antipolvere per togliere tutti quei piccoli residui che rimangono, che potrebbero fare quei famosi, no? Sporchini. Pulite il supporto una, due, tre volte, vi dovete stancare a pulirlo, perché è importantissimo ragazzi. Il concetto è sempre quello: vince chi sbaglia di meno.
something to buy, da ba da ba, yeah. Da ba da ba ba, buy da ba, buy da ba, buy da ba, buy ya. Set the pa da da da, buy da da. That always stays. Dinner by the water. Oh, faccela bene. Rock and roll, ragazzi. Rock and roll. E guerra. Vedi, è ancora un po' povero, no? Sì, vabbè, giustamente. Adesso gliene abbiamo una un po' più decisa. Sì. Però non possiamo spingere come abbiamo spinto sui pannelli in orizzontale. E dopo lì ci sarà forse un intervento imposto. Vediamo. Seconda manina, ragazzi! In base alla temperatura, all'umidità e alla scheda tecnica del prodotto, si aspetta un determinato tempo tra una mano e l'altra, che può essere 15-20 minuti. La prima mano fa in modo che catalizzando crei quel grip per fare aggrappare meglio la seconda parte, e qui Domenico ha spinto il doppio ed effettivamente è uscito un gloss, una verniciatura così densa che sembrava lucidata, che mi ha veramente impressionato, mi ha fatto un effetto pazzesco quando l'ho vista ad occhio nudo subito dopo aver finito. È partito a cannone, ragazzi, è partito a cannone! Cioè, quando tu lo poggi, sta coppa segue sul cofano, quindi deve stare a pari, diciamo, di stesura. Bello, bello, veramente un bel lavoro. Facciamo una telefonata a Urbani? Mamma mia, il maestro! Gliela portiamo a far vedere Gianfranco. E qua che combinano? Qua i ragazzi giocano. Gianni Turbo, che dici, Gianni Turbo? Di macchine ne abbiamo oggi, ragazzi, da queste parti? I lavori procedono. Stiamo preparando le minigonne e i fender che mi sono fatto spedire da RSI C6. In genere la roba così un po' in vetro resina non sempre è perfetta. Devo dire, invece, gran bei pezzi. Un negozio di personalizzazione auto, vi lascio Instagram qui sotto. Leonardo ci ha inviato anche le cover delle maniglie porta in carbonio e il tappo della benzina in carbonio. Vogliamo dare alla macchina un tocco più sportivo, rimanendo su un tema classico piuttosto che racing. Ragazzi, Mario sta carteggiando l'ala, che è di RSI C6. Quando ho comprato la macchina avevo già trovato questo componente, allora ci siamo detti: perché non continuare con loro questa customizzazione fantastica? Infatti, se venite qui con me all'interno del forno, vi faccio vedere cos'altro abbiamo, cosa ci hanno mandato. E devo dire che sono veramente, veramente gasato. Minigonne in stile GP, sono in vetro resina. E adesso le facciamo in tinta carrozzeria. Beh, direi, no? In una parte, mentre quest'altra sarà fatta nera. Guardate anche qui che c'è. I fianchetti. Sapete che questa deve essere una Sport Classic, ma un vezzo racing con Domenico ce lo vogliamo togliere. Vedremo come combinare la cosa. L'hai incartato come adesso, si deve. Adesso dobbiamo essere un po' precisetti, no? Devi essere veramente un rompipalle. Quindi guarda. Adesso 10 minuti di concentrazione. Come al solito. Incartiamo bene. Come al solito vince chi sbaglia di meno. Perciò con calma. Oh, se quando esci dalla carrozzeria non te baci le mani. Quello è il marchio... Quella è tipo la pacca di cannavacciolo, capito? Cioè, ormai blu. Sì.
Quindi questo, cioè io, il nero farà così. Sì, sì, secondo me sì. Blu qua e nero così. Questa, la parte interna del nero è questa. Come fai ad andare così dritto con lo scotch? Ci sto a prendere la mano e da poco lo faccio. Bene ragazzi, ecco qui i fari della Mini che avevano questa cover qui che è stata incollata. Allora noi l'abbiamo staccata e abbiamo visto che qui c'è da tribolare, povero, povero Simone. Poi andiamo a spianare, esatto, anche questa collatura che c'è qui, una bella verniciata di nero come i montanti, il tetto eccetera. E poi dopo aver spianato diamo anche due belle mani di trasparente sui fari. Sì, certo. Prima mano con 320, ora andiamo a salire 500, 800, 1000, 1500, 2000, 3000 compound e polish. No, compound e polish no, diamo direttamente trasparente, via, e torna nuovo, vai, nuovo, vieni, nuovo. Guarda. Comunque... Sì, cioè, stacca, stacca tanto e comunque da... Non troppa roba in carbonio, perché sennò diventa... No, no, piccole cose, certo. Questo, gli interni saranno marroni, stai a capire? Marrone chiaro? No, marrone scuro. Sì, vabbè. Cioè, mezzo Daytona, stile Ferrari, mezzo Porsche. Mezzo... Considera che è abbinato con questo colore? No, no, è pauroso, è pauroso. Questa è una pelle martellata, non è Alcantara, eh? Ok. E l'interno è in stoffa. Fighissimo. Poi se ci metti sti anelli così, stile Singer, addio. Addio proprio. No, vabbè, diventa una cosa da pazzi, cioè deve essere la Mini più bella d'Italia. Andiamo fuori? Può fa per danno, eh? È imbarazzante. Ma poi il fatto del pastello che dà quella profondità, quella densità alla vernice. È fighissimo. Dai, come la vedi così? Facciamo metà e metà. Quindi ragazzi, tornando al tema principale, quanto costa un lavoro del genere? Insieme a Gasparro ci siamo confrontati e abbiamo chiesto anche il parere di altre carrozzerie. Meglio sentire più di una campana. Già verniciare una macchina costa tanto, cambiarne colore ancora di più. Si parla di cifre intorno ai 4-5 mila euro per un completo. Poi ovviamente dopo ci sono tutti i dettagli, montaggio delle minigonne, montaggio dello spoiler, montaggio di questo, montaggio di quell'altro. Questi dettagli richiedono molto tempo e anche un grande know-how, una manualità, capacità che in pochi sanno fare. Nella fattispecie Gasparro è uno molto forte, avete visto anche come ha verniciato la macchina. In una fase del progetto, dopo aver dato il blu, ha spianato a 2000 e ha ridato due mani di trasparente sopra. Sono cose che non fa nessuno a meno che non vogliamo fare super progetti da show car. Lo smontaggio delle bacchettine, i pezzi che si rompono che vanno ricomprati, il tempo investito per la manodopera del montaggio dei fender, che sono stati veramente spesi due o tre giorni se non erro, portano sicuramente un lavoro del genere a costare il doppio. Tanto che ce l'ho, li compri i monti, no? Andiamo con la piega qua sopra, potremmo avere un problema di ingombri. Siccome non mi convince più il colore e l'hai verniciata male, stavo pensando se si poteva cambiare. Guarda, io non te lo volevo dire. Non posso guardare sta macchina, cioè, sembra che è uscita dalla casa madre, spianata, lucidata, sì, sì. Cioè tu l'hai fatto uscire al forno così? Sì. Ancora ci dobbiamo lavorare, eh? Ma io non ti giuro, qualche non... piccolo puntino. Ma dove? No, 5 l'ho visti. 5 su tutta la macchina, non sai giocare. Escludendo le appendici aerodinamiche, le cover per le maniglie, lo spoiler, le minigonne, tutta la roba che abbiamo visto di RSI C6, bellissima, siamo già intorno ai 7-8 mila euro per un lavoro del genere. IVA esclusa. Che se andiamo poi a sommare a quello che è il costo di tutti i pezzi in vetronesina che abbiamo visto, arriviamo serenamente a 10.000 euro. Oltre a questo, ragazzi, c'è da aggiungere i montanti nuovi, le mollette nuove, le guarnizioni nuove, tante 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 cose che se mi faccio bene i calcoli, ecco, potremmo andare anche oltre i 10.000. Ad ogni modo, nell'ultima puntata
di questo bellissimo progetto, vi dirò esattamente quanto ho speso. Metto sul tavolo tutti quelli che sono stati i costi dei pezzi di ricambio, della manodopera, del tempo investito. Vi faccio capire effettivamente quanto costa affrontare un progetto del genere nel caso voleste farlo anche voi. Spieghiamo un attimo che verniciare ci vuole talento, tu ce l'hai, ok? Appurato. Rimontare tutto è un dramma. È un dramma. Perché poi se lo fai al mio cugino, no, allora non valorizzi questo tipo di verniciatura. Insomma, il tempo vero è proprio questo, cioè non perché il lavoro sia di meno o non sia importante, però poi questa è una componente che, cioè, che va sopportata. Ragazzi, a questo punto del video vi dico di fare un salto nel capitolo precedente, la parte 1, dove ho comprato la Mini e dove vi ho fatto vedere la prima fase, anch'essa critica, di un progetto del genere. Fase in cui mi sono appoggiato a Car Vertical per sapere la storia di questa Mini. Car Vertical è un'applicazione che dovete assolutamente sfruttare, soprattutto perché qui sotto in descrizione avete un codice sconto, il mio codice sconto di Officina del Pilota, che vi fa risparmiare dei soldini per fare un report sulla vostra futura macchina da comprare. Un esempio pratico: il nostro buon Frank sta andando ad Atene a comprare niente poco di meno che una BMW M3 46, l'auto dei miei sogni. Però Atene non è proprio dietro l'angolo. Ha fatto fare un report completo da Car Vertical. Cosa ti dice? Mi dice che è tutto a posto, la macchina non è mai stata rubata, non ha subito incidenti, ha tutto il servizio in BMW, i chilometri sono giusti, quindi diciamo che ho una sicurezza in più per andarla a prendere adesso. Direi proprio di sì. Inserisci tutti i dati della macchina che stai per andare a vedere e loro ti fanno un report completo. Qui sotto in descrizione ti lascio il link, un link che puoi sfruttare con un codice sconto per risparmiare dei soldi. Bene, torniamo al video. Why? Monto i fanali, anche se questi sono provvisori ovviamente, giusto per presentare la macchina, perché questi andranno sostituiti dal momento che all'interno c'è questa parte cromata. Tutto il cromo che c'era sulla Mini va via e diventa nero. Qui non si può fare perché andrebbe scoppiato, verniciato internamente, richiuso, ma faccio prima a comprarli se li trovo, perché finora non ho trovato la parte interna come piace a me. Delicatamente. Come i folletti, e Simone si è svegliato stamattina, guardate che lavoretto. Forte sto ragazzo. Altro che i piccoli aiutanti di Babbo Natale. Qua c'è la gente proprio che gli fumano, guardate qua. Aspetta, bro. Diciamo che normalmente le plastiche si trattano con dei prodotti monocomponenti tipo il gelson, effetto texture, diciamo standard. Noi però volevamo un nero più profondo, un nero un pochino più marcato. Quindi abbiamo scelto un texturizzato da Legler. Questo qui ha la caratteristica che lo puoi, tra virgolette, colorare. Ovviamente abbiamo scelto come colore il 601, come per il tetto e le altre parti, nero lucido. Quindi avremo lo stesso tipo di nero come intensità che abbiamo sulle parti verniciate lucide, ma satinato, texturizzato sulle modanature. Domenico è seriamente intenzionato a chiudere la macchina oggi, per me non gliela fai. Allora, io non solo chiudo la macchina, ma la faccio pure da urlo. Oggi mi sono svegliato, regà, sto a cannone. Con questi e le due boccole fissate, una sul telaio sottoscocca della macchina, una sulla minigonna, sarà un perno passante col quale poi sotto, andiamo a vedere dopo, metteremo un bullone autobloccante, fermerà la minigonna. Che poi ci sto, Sopra stiamo sempre bene. È più stabile questo del paraurti originale, sì. Cioè, rendete conto?
Dai, eccola qua, ragazzi. Penso che di comune accordo con Domenico diciamo che siamo all'85%. La griglia lì sotto, dove forse sì, va via, quella più bassa. I fari sono originali, Xeno, però forse svecchiarli di qualche anno, no? Non sarebbe male. Molto belli i fender, però per montarli, ragazzi, è stato un'odissea. Povero Domenico, veramente. Fighissimo il tappo in carbonio. Arriveranno anche le maniglie, la copertura, la cover delle maniglie in carbonio. E poi, vabbè, questa, ragazzi, la S, tutta questa parte nera, avevamo deciso all'inizio di fare la S in tinta con le pinze che arriveranno oro, ma anche nera. Comunque, ti dico una cosa, mancano cerchi, gomme e pinze, che voglio dire, già di per sé una macchina normalmente è un upgrade che ragazzi, dà. Manca tutto. Poi la macchina è impennata ora perché non ha il motore, sì. Però se venitela a vedere da qui, dai, un'idea uno se la comincia a fare, te la fai un'idea. Cosa manca al progetto? Pochissime cose, solo i dettagli, te li faccio vedere. Fanali, datemi anche voi un consiglio. Io mi sono affacciato sulla piattaforma di eBay perché in BMW li vendono solamente con una cornice cromata. Questa Mini non ha più il cromato, abbiamo fatto tutto nero. Ho provato su Autodoc, anche loro hanno solo la cornice cromata, quindi di wrapparlo così e farlo fumé, no. Ho trovato una cosa molto figa su eBay, poi la vedrete. Poi Targi cristallo nuovo, ovviamente, perché tu questi dettagli su una carrozzeria così bella devono essere nuovi, altrimenti stonano. E poi tutte le bacchettine, la cornice intorno alla macchina che va sotto i vetri. BMW le vende solamente cromate, ahimè, 200 euro all'incirca, una cosa del genere. Di cui ho ricomprato anche le mollette sbagliando e buttando 30 euro perché queste sono tutte sane, si sfilano, vabbè. Come dicevo, le fa cromate, queste vanno rifatte nere, come erano queste qui. Ma perché le ho cambiate? Perché le guarnizioni di queste qua non sono perfette e la verniciatura fatta è così così. Dopo aver visto la carrozzeria di Gasparro, ma posso mettere delle bacchettine? Comprate nuove. Vai. Sono arrivate le cover maniglie in carbonio, aspettiamo l'estrattore, tanta roba, e poi i cerchi. Raga, che cerchi mettiamo? OZ? Di che colore? Nero? Argento? Secondo me nero, però poi me lo dite voi qui sotto nei commenti. E quante razze? 10, 11, 12? Non lo so, ragazzi, sto un po' brancolando nel buio. Ad ogni modo, anche quelli che ci sono adesso non sono male, visti su quello pneumatico lì, è bruttino, ma ci sono quelli nuovi. Le Bridgestone, le Yokohama, abbiamo preso anche delle gomme molto molto belle per la Mini. E poi ragazzi, ho ricomprato anche tanti pezzi di ricambio per il motore, supporti, tiranti, biellette, corde del cambio, frizione, botto di soldi. Però la sensazione è che quando l'accendiamo la macchina deve essere come nuova, deve profumare di nuovo, dovrà essere affidabile. Perché ho comprato un motore originale BMW nuovo di zecca? Perché quello è il motore che mi piace a me, primo. Secondo, non dobbiamo fare una macchina da corsa, ma dobbiamo fare una macchina che ha 220-240 cavalli, più o meno come la mia Mini, che deve essere affidabile e che deve avere 0 km, fondamentalmente. Sono convinto che anche sotto consiglio di Matteo Gualandi di GP Garage, dice che quel motore, se lo prendi nuovo e se lo prepari bene, va. Io ne so qualcosa. Oh raga, dai, questo video termina qui. Grazie per essere arrivati fino a questo punto. Mettetemi un bel like grosso come una casa, condividete il video, scrivetemi commenti, iscrivetevi al canale. Ringrazio tanto Domenico, che ormai per me è più che un collaboratore, preparatore, customizzatore, è un amico. Ringrazio anche Leo di RSC6 che ci ha mandato pezzi fighi. Mazza, complimenti a tutti e grazie a voi. Noi ci vediamo da Giovanni Nardi nella prossima puntata della Mini. Anzi no, ci vediamo dopodomani con un video pazzesco di un Abarth, grande punto Abarth 420 cavalli con il nostro Manuel. Vi saluto, un abbraccio, ciao a tutti.